क्रोधित मन से कहो राम 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 Questo è il terzo di una serie di video relativi alla ricerca su cosa insegna Sai Baba sul bene e sul male. Questa ricerca è fatta in modo tale da seguire un filo logico con le mie parole, risultato della riflessione sulla Ramayana, e su quanto avviene oggi, e intervallate a conferma, principalmente da insegnamenti che ci sono stati dati dalla forma divina di Sai Baba in discorsi pubblici fino all'aprile 2011. Essa tiene conto di tutte le obiezioni che mi sono state fatte da seguaci di falsi maestri, falsi guru e falsi avatar, a cui ho cercato di rispondere con la parola di Sai Baba, e in particolare dal prossimo video tratterà anche il fenomeno che sta avvenendo oggi a Modena Alli. Sai Baba infatti ci aveva avvisato delle prove a cui sarebbero stati sottoposti i suoi devoti
ma contemporaneamente ci aveva dato tutto ciò che ci occorre adesso per superarle e per essere in grado di saper discernere. Ed è con questa fiducia e fede che è stata fatta questa ricerca. In un pensiero Sai Baba spesso univa molti concetti importanti, per cui, in certi casi, ho citato più volte i suoi pensieri perché li ho presi in considerazione sotto sfaccettature e contesti diversi. Anche se potrebbe apparire ripetitivo il citare lo stesso discorso più volte, in realtà è essenziale farlo perché rimando a diverse parti dello stesso testo in relazione ad argomentazioni di volta in volta diverse. Nel video la mia voce leggerà i miei commenti, mentre la voce di Maria Cristina Zorzi leggerà i pensieri di Sai Baba o delle sacre scritture. Nelle informazioni sotto il video sarà indicato il link dove poter leggere il testo e i miei commenti nel testo avranno un carattere diverso dai pensieri di Sai Baba e dei testi sacri. Ho cercato di fare del mio meglio e depongo questa ricerca ai divini piedi di loto del Signore. Nei due video precedenti abbiamo visto che in questa nostra realtà duale, oltre al bene, esiste anche il male e che non tutto il male che vediamo nel mondo è un riflesso del male che abbiamo dentro di noi. Abbiamo visto che esistono anche oggi esseri malvagi e demoniaci che possono avere anche grandi poteri che usano nel male. Abbiamo visto che Ramayana è la storia della vita dell'incarnazione divina Rama, che ha recitato per il nostro bene una divina commedia e che quelli che potrebbero essere definiti apparentemente sbagli o errori da parte di Rama e di Sita e di altri personaggi, in realtà erano parti necessarie alla recita del progetto divino per il bene dell'umanità. E infine abbiamo visto che Ramayana ha un significato simbolico, ma trattandosi di fatti realmente accaduti, possiamo trarre spunto per imparare non solo dal simbolismo, ma anche dai fatti e dai comportamenti dei personaggi. Adesso vorrei analizzare alcune parti di questa commedia divina, che ci insegnano molto riguardo al contatto che oggi può capitare di avere con esseri che non seguono il divino. Sita, la moglie di Rama, recitando la parte voluta da Rama nella sua Divina Commedia, si perde per un cervo d'oro, che rappresenta un desiderio e che può anche essere un basso desiderio di natura spirituale. Basso in quanto si tratta di un desiderio animale, un cervo, e spirituale in quanto il colore oro potrebbe rappresentare la luce, o meglio ancora, l'apparenza di luce in un basso desiderio. Ma Sai Baba ci spiega che dove c'è il desiderio non può esserci Dio, dove c'è Rama non c'è posto per Kama, e che anche l'ultimo desiderio, quello della liberazione, deve essere alla fine abbandonato. Baba ci spiega a livello etimologico-simbolico il vero significato della parola moksha, che equivale a moha, illusione, infatuazione, desiderio, e a kshaya, che equivale a distruzione, quindi a distruzione dell'illusione. Questa è la spiegazione data da Swami del significato profondo della parola moksha. Quello che oggi dovete capire bene è che il Signore non potrà mai incorrere in alcun pericolo. Gli avatar inscenano una rappresentazione come questa allo scopo di stabilire un ideale per il mondo. Solo i grandi, il cui cuore è puro e sacro, possono comprendere queste mosse. Sai Baba, discorso divino del 14 aprile 2002. Dopo aver lasciato suo padre Janaka, che era un imperatore, sacrificando tutte le ricchezze, gli agi e i vantaggi di una regina
e suo suocero Dasharatha, anch'egli imperatore, Sita decise di fare vita austera e seguì Rama nella foresta. Ella, in un primo tempo, aveva superato il desiderio Kama e questo le aveva permesso di poter rimanere vicino a Rama. Il significato dell'infatuazione di Sita per il cervo d'oro è che Sita aveva ceduto ed era ricaduta nel desiderio. Fu questa la causa della sua separazione da Rama. Quindi, dove c'è Kama, non può esserci Rama, e dove c'è Rama, non può sussistere Kama. Sai Baba, Satyopanishad, domanda 234. In ogni uomo, Dio brilla oltre l'oscurità dell'ignoranza con fulgore infinito. Quando egli, l'uomo, vive come un essere umano e si comporta come tale, può diventare Dio. Allora diviene eterno come l'oro che non muta con il passare del tempo. Sai Baba, discorso divino del 10 luglio 1996. Perciò sviluppate l'amore, Bangaru. Io vi chiamo Bangaru, oro, perché voi siete l'incarnazione di Hiranyagarbha. Sai Baba, discorso divino del 16 marzo 2003. L'uomo in questa vita dovrebbe avere un solo desiderio, quello della liberazione dalla schiavitù dell'ignoranza, aghyana. Sai Baba, pensiero del giorno 16 agosto 2002. Ci si può liberare di Maya anche riuscendo ad eliminare i tre guna dal proprio trucco scenico. Anche il sattva guna deve essere trasceso. Perché? La Gita decreta che persino il desiderio di liberazione è schiavitù. Tutti sono fondamentalmente liberi. Anche la schiavitù è un'illusione, perciò il desiderio di porre fine alla schiavitù è anch'esso un risultato dell'ignoranza. Krishna dice: Arjuna, renditi libero dai tre guna. In verità, la parola guna significa corda, perché tutti e tre i guna legano l'anima individuale, il jiva, con la corda del desiderio. Per liberazione si intende la liberazione dagli attaccamenti ingannevoli, moha, con la conseguente distruzione dei desideri causati dagli attaccamenti ai piaceri materiali. Moha Kshaya. Sai Baba, pensiero del giorno 16 giugno 2002. Coltivate l'amore verso tutti. Esso distruggerà l'invidia, la rabbia e l'odio. Dio e il desiderio, Rama e Kama, non possono coesistere nello stesso cuore. Sai Baba, pensiero del giorno 22 giugno 2013. Uno dei desideri più intensi che sentono quei devoti di Dio che non hanno raggiunto l'illuminazione è quello di comprendere l'universo e l'amore, poiché soffrono per non essere in contatto col loro Dio interiore. Quali sono i rischi di chi segue tali desideri spirituali senza discernimento e va dietro per questo motivo, anche inconsapevolmente, a falsi guru, falsi leader spirituali, falsi avatar, medium o a coloro che dicono di ricevere messaggi da Dio e di vedere Dio, nel caso che questi non siano canali di Dio e invece siano canali di un forte ego o di una mente malvagia e demoniaca e magari con grandi poteri, o nel caso che siano canali di un semplice defunto morto con il desiderio di fama e onori inappagati, oppure di un asura, di un demonio
o di un defunto discendente dagli Asura, morto col desiderio di far allontanare i devoti di Dio dal loro cammino di amore? Quali sono questi rischi? Da Ramayana impariamo che si viene ingannati molto facilmente. Sita infatti riconosce che i demoni o coloro che hanno menti malvagie sono maestri nell'inganno, perché lei stessa era stata ingannata e riconosce che è facile essere ingannati. Il cervo d'oro che aveva desiderato era un demonio travestito. Il Rishi che aveva voluto sfamare era un altro demonio che poi l'aveva rapita. La voce di Rama, che conosceva bene perché era la voce di suo marito e che aveva sentito gridare aiuto, era in verità la voce di un demonio. Dopo l'esperienza, Sita preferisce non credere subito ad Hanuman. A chi cioè le canta l'intera storia di Rama, piuttosto che essere ingannata di nuovo? L'esperienza le aveva insegnato la prudenza. Un giorno, mentre Rama e Sita si trovavano nell'eremo costruito da Lakshmana nella regione di Panchavati, il demonio Maricha, su ordine di Ravana, assunse la forma di un cervo d'oro e cominciò a mostrarsi nelle vicinanze dell'ashram. Sai Baba, Prashanti Nilayam, 28 giugno 2008. Così Maricha, prima di esalare l'ultimo respiro, urlò, imitando la voce di Rama: «Ah, Sita! Ah, Lakshmana!» Questo grido venne udito da Sita e Lakshmana, ed ella, sentendo l'urlo, implorò il cognato di andare subito a cercare Rama. Egli le rispose che mai nessun pericolo avrebbe potuto minacciare Rama e che era tutto un piano di quei demoni astuti. Sita non rimase convinta e, nell'incitarlo ad andare in soccorso a Rama, usò persino parole aspre che ferirono Lakshmana. Naturalmente, anche questo accadde in adempimento del piano divino, come sarebbe diventato palese in futuro. Sai Baba, Prashanti Nilayam, 28 giugno 2008. Non appena Lakshmana ebbe lasciato il posto in cerca di Rama, Ravana si avvicinò nella forma di un rishi e si mise davanti all'ashram chiedendo del cibo. Sita lo udì e decise di soddisfare la sua richiesta. Gli portò il cibo da dentro l'ashram e cercò di darglielo rimanendo dietro la linea tracciata da Lakshmana. Ma Ravana insistette affinché Sita, per portargli il cibo, gli si avvicinasse ulteriormente e oltrepassasse la linea. Per indurla a farlo, egli finse di non poter più sopportare i morsi della fame. Così, alla fine, Sita, per dare l'elemosina a Ravana, capitolò e oltrepassò la linea tracciata da Lakshmana. Subito questi assunse la sua vera forma e la rapì, facendola salire sul suo carro e la portò a Lanka. Sai Baba, Prashanti Nilayam, 28 giugno 2008. Hanuman si sedette su quell'albero e si mise a cantare l'intera storia di Rama, il figlio di Dasharata. Ella, Sita, alzò il volto e lo vide. «Chi è questo Maruti? Non l'ho mai visto prima!» L'incontro di Rama e Lakshmana con Sugriva e Hanuman era avvenuto dopo il rapimento di Sita. Per questo Hanuman le era sconosciuto. «Madre, io sono un servitore di Rama. Madre, sono un servitore ai tuoi piedi». Ma per quante parole egli dicesse,
Ella non faceva alcun segno con il capo, stava male e pensava: i demoni prendono così tante forme, utilizzano la maya, l'inganno, in questo modo. Forse anche egli mi sta solo ingannando. Sai Baba, discorso divino, Whitefield, 22 maggio 2002. L'esperienza è la miglior scuola, anche se la più dura. Potete dire in qualsiasi modo che il fuoco brucia, ma se non vi scottate effettivamente le dita, non crederete né saprete che cosa sia una bruciatura. Sai Baba, discorso divino, 29 settembre 1960. Se l'uomo vuole sperimentare la felicità eterna in questo mondo temporaneo, deve vivere con attenzione e prudenza. Baba, discorso divino, 22 luglio 1996. Da Ramayana impariamo inoltre che il male ci inganna anche prendendo la veste dell'amore. Nel caso di Hanuman, anche se Sita si era trovata davanti a un essere divino, quale Hanuman era, l'esperienza le aveva insegnato ad essere prudente, perché non tutto ciò che a prima vista sembra amore può esserlo, ma potrebbe essere un inganno di Maya appartenente al mondo esterno a noi. Ravana, uomo demonio, aveva assunto la veste di un saggio e Sita, accettando la sua richiesta di cibo, ha dimostrato di non averne avuto alcun dubbio perché all'apparenza sembrava un vero saggio. Il Ramayana ci fa capire che chi è nel male e vuole avere le sembianze dell'amore è in grado di recitare molto bene la sua parte. Tutti noi abbiamo visto film con attori bravissimi e se ci imbattessimo in uno di loro mentre recita, potremmo molto facilmente essere ingannati a credere vero ciò che non lo è. La stessa cosa può succederci entrando in contatto con gli uomini, con una mente demoniaca. Ella, Sita, non faceva alcun segno con il capo, stava male e pensava: i demoni prendono così tante forme, utilizzano la maya, l'inganno in questo modo. Forse anche egli mi sta solo ingannando. Sai Baba, Whitefield, 22 maggio 2002, corso estivo 2002. Non appena Lakshmana ebbe lasciato il posto, l'ashram, in cerca di Rama, Ravana si avvicinò nella forma di un rishi e si mise davanti all'ashram chiedendo del cibo. Bhavati Bhiksam Dehi, o madre, dammi del cibo. Sita lo udì e decise di soddisfare la sua richiesta. Egli portò il cibo da dentro l'ashram e cercò di darglielo rimanendo dietro la linea tracciata da Lakshmana. Ma Ravana insistette affinché Sita, per portargli il cibo, gli si avvicinasse ulteriormente e oltrepassasse la linea. Per indurla a farlo, egli finse di non poter più sopportare i morsi della fame. Così, alla fine, Sita, per dare l'elemosina a Ravana, capitolò e oltrepassò la linea tracciata da Lakshmana. Sai Baba, Prashanti Nilayam, 28 giugno 2008. Ci sono alcuni che esaltano altri per l'assurda ragione di credere che Sai Baba parli attraverso di loro. Quanto sono sciocchi! È tutta una recita che inganna le menti malate. Non diventate vittime di costoro. Essi insudiciano la fede che i loro fratelli e le loro sorelle ripongono in Dio. Sai Baba, discorso divino, 15 ottobre 1964, Prashanti Nilayam. Da Ramayana apprendiamo anche che si rischia di rimanere incantati con gli esseri demoniaci,
non riuscendo più a discernere il bene dal male e dal falso amore, ma vedendo solo il bene anche quando bene non è. Infatti Sita, incantata solo per aver visto un demonio travestito da cervo d'oro, lo desidera senza riuscire a discernere se si tratta di un buon desiderio e se si tratta di un vero cervo d'oro oppure di qualcuno travestito da cervo d'oro, e persuade Rama a prenderlo. Non glielo chiede soltanto, lo persuade, perché è rimasta incantata dall'apparente bellezza dorata. Un giorno, mentre Rama e Sita si trovavano nell'eremo costruito da Lakshmana nella regione di Panchavati, il demonio Maricha, su ordine di Ravana, assunse la forma di un cervo d'oro e cominciò a mostrarsi nelle vicinanze dell'ashram. Sita rimase incantata dall'affascinante animale e persuase Rama a catturarlo e a portarglielo nell'ashram per poterci giocare. Sai Baba, Prashanti Nilayam, 28 giugno 2008. Ma anche coloro che sono avanti nel cammino spirituale ed hanno purificato la propria mente e si sono abbandonati a Dio, possono subire l'influenza negativa di esseri demoniaci ed esserne succubi senza rendersene conto. Lakshmana era puro, una parte di Rama, totalmente abbandonato a Rama, ed era un'incarnazione dei Veda. Eppure ha dato retta al falso amore chiedendo a Rama di andare via dalla foresta per non avere più difficoltà. Ma se Rama avesse accettato la sua proposta, avrebbe mancato di adempiere la promessa del padre, motivo per cui si trovava in esilio. La proposta di Lakshmana era fuori dal Dharma e fuori dal piano divino di Rama, anche se aveva un'apparenza di saggezza e di amore. Per realizzare Dio devi arrenderti completamente. Quando la resa è totale, viene stabilito un legame diretto con Dio. Senza tale resa, la propiziazione delle divinità minori è una perdita di tempo. Quando ci si arrende secondo le circostanze, il devoto diventa soggetto ad alcuni dubbi e agitazioni mentali. Per esempio, nel Ramayana, quando Rama e Lakshmana stavano andando in cerca di Sita, improvvisamente Lakshmana si sentì stanco e disse a Rama di essere stufo della ricerca di Sita e avrebbe voluto tornare ad Ayodhya per avere un posto più confortevole. Rama sorrise e disse: «Procediamo, ti spiegherò tutto dopo». Come è stato possibile a Lakshmana, che in precedenza aveva dichiarato che Rama era tutto per lui e che non avrebbe potuto vivere senza Rama nemmeno per un momento, improvvisamente sviluppare questo atteggiamento? Da dove è sorta questa preoccupazione per il conforto fisico? Dopo aver camminato a lungo, si sedettero sotto un albero. In quel momento Lakshmana sentì fitte di pentimento. Si rese conto del suo errore, strinse i piedi a Rama e disse: «Fratello, perdonami per quello che ho detto. Non riesco a capire come mi è venuto in mente questo brutto pensiero. Qual è la ragione?» Rama allora rispose: «Lakshmana, la regione attraverso la quale siamo passati di recente era il luogo infestato da Shurpanaka. Era solito riposare sotto l'albero. Quel posto era sovraccaricato di tutte le sue cattive qualità. Quelle vibrazioni hanno suscitato in te i cattivi pensieri. Il momento in cui sei uscito dal luogo, la tua natura intrinseca si è affermata. La lezione di questo incidente è che si deve fare attenzione all'associazione con determinati luoghi o persone. Occorre rifuggire dalle cattive compagnie. State lontani dai luoghi sovraccarichi di cattive qualità. Le vibrazioni di un luogo influenzano le persone che lo frequentano». Sai Baba, Discorso Divino, 28 maggio 2005.
Rama allora spiegò: Lakshmana, lo so che questa non è la tua natura. Questo è l'effetto del luogo attraverso il quale siamo passati poco fa. In quel posto ci sono molti demoni e dato che tu sei entrato in un posto infestato dai demoni, le qualità demoniache sono entrate in te. Così dicendo, Rama lo aiutò a riacquistare il suo equilibrio. Sai Baba, discorso divino, 14 agosto 2006. Lakshmana, essendo una parte di Rama, si riunì a Rama, come Shatrughna si riunì a Bharata. Da quel giorno i ragazzi giocarono e cantarono sempre insieme. Sai Baba, Whitefield, 21 aprile 2002. Il Ramayana rappresenta un cammino sacro, una porta sacra verso la divinità, un sacro modo di vivere. Il Ramayana non è semplicemente la biografia di un individuo. Tutti i personaggi del Ramayana sono egualmente importanti. Dasharatha distribuì equamente tra le sue tre mogli il sacro budino che aveva ricevuto dallo Yagya Purusha. Kaushalya ricevette con gioia la sua parte e la portò nella propria stanza della puja. Kaikeyi fece altrettanto. Ognuna di loro era felice pensando che il proprio figlio sarebbe stato sicuramente il pretendente al trono di Ayodhya. Al contrario, Sumitra non aveva un tale desiderio. Ella portò la sua tazza di budino sulla terrazza e la posò sul parapetto mentre si asciugava i capelli al sole. Nel frattempo meditava su Dio. Un'aquila piombò giù e portò via la tazza del sacro budino mentre ella guardava impotente. Ne rimase scossa e turbata pensando al rimprovero che avrebbe ricevuto da suo marito per essere stata disattenta. Subito corse di sotto e informò Kaushalya e Kaikeyi dell'accaduto. Contrariamente alle mogli di uno stesso uomo del giorno d'oggi, le tre regine provavano grande amore e affezione l'una per l'altra. Kaushalya e Kaikeyi abbracciarono Sumitra e la consolarono dicendo: «Sorella, perché sei così agitata? Noi tre siamo una cosa sola e divideremo il nostro budino con te». Andarono poi immediatamente nelle loro stanze della preghiera, portarono le tazze di budino e ognuna dette metà della sua parte a Sumitra. Ella si sentì molto sollevata ed espresse gratitudine alle sorelle. Le tre regine offrirono il loro budino a Dio e lo mangiarono. Ben presto concepirono. Fu Kaushalya ad avere per prima i dolori del parto e dette alla luce un maschietto. Fu poi la volta di Kaikeyi ad avere la benedizione di un bambino. Ben presto anche per Sumitra iniziò il travaglio e partorì due maschi. Di fatto non aveva mai desiderato dei bambini, ma fu benedetta con due figli. Lo accettò come volere di Dio e ne fu molto contenta. Le tre regine aspettavano che re Dasharatha andasse a benedire i bambini. Egli si recò da ognuna di loro e dette la sua benedizione ai piccoli. Fu allora che Sumitra raccontò al re come l'aquila avesse portato via la sua tazza di budino e come le sorelle Kaushalya e Kaikeyi le avessero dato metà della loro parte. Questa era la ragione per cui era stata benedetta con due figli. I figli di Kaushalya e Kaikeyi mangiavano e dormivano regolarmente e giocavano contenti nelle loro culle, mentre i figli di Sumitra piangevano sempre, giorno e notte, senza neanche mangiare. La madre divenne inquieta nel vedere la condizione dei suoi bambini. Quando lo raccontò al re Dasharatha, questi la consolò, dicendo: «Tutto accade secondo la volontà di Dio. Pregalo ed egli si prenderà cura di tutto». Egli poteva fare ben poco. Passarono tre giorni e la situazione rimase la stessa. Sumitra, non potendo più sopportare la sofferenza dei bambini, andò dal saggio Vashista e lo informò della difficile situazione.
Questi chiuse gli occhi e la sua visione yogica gli permise di conoscere la verità. Egli disse a Sumitra: avendo tu consumato il budino sacro che Kaushalya ti ha dato, hai partorito Lakshmana, che è Amsha, ovvero parte di Rama. Analogamente, Shatrughna è nata dalla parte di budino che Kaikeyi ti ha dato, ragion per cui egli è una parte di Bharata. Poni Lakshmana fianco di Rama e Shatrughna fianco di Bharata, ed essi riposeranno serenamente. Sumitra fece come egli aveva detto e i bambini si calmarono e smisero di piangere. Sai Baba, discorso divino, 18 aprile 2005. I quattro fratelli del Ramayana erano l'incarnazione dei quattro Veda. Il Rigveda è l'incarnazione della parola. Lo Yajurveda è l'incarnazione della mente. Il Sama Veda, quella del principio vitale. E la Tarvana Veda incarna l'intelletto. I quattro Veda andavano così in giro con Dasarata, come Rama, Lakshmana, Bharata e Shatrughna. Sai Baba, 19 aprile 2016. Lakshmana non aveva obblighi, ma per la sua intensa devozione e il rispetto che aveva per Rama, seguì il fratello come un'ombra. Ogni secondo della giornata Lakshmana era immerso nel servizio a Rama, non aveva altro seva che quello di servire Rama. Si occupava di cercare frutti e radici, portandoli poi a Rama, e, dopo aver pensato al nutrimento del fratello, digiunava. Sai Baba, discorso divino, 3 settembre 1999. Come abbiamo visto nel secondo video, Sai Baba ci fa un altro esempio di come possiamo essere succubi del male senza rendercene conto, e ci parla di un erudito himalayano che ha definito essere un saggio e che, dopo essere stato posseduto, non era più lo stesso. Quando Sai Baba ci dice che una persona è un saggio, questa persona è veramente un saggio, non si tratta solo di un modo di dire. Questo erudito, pur essendo un saggio, è stato succube dello spirito che lo possedeva. Maya, l'illusione, è come lo spirito di una donna tribale che una volta prese possesso di un grande erudito in un eremitaggio himalayano. Lo sfortunato cantava e danzava come una ragazza tribale, imprecava e malediceva nel dialetto dello spirito, e tutti si vergognavano di farsi trovare in sua compagnia. Alla fine, quando lo spirito fu esorcizzato, il saggio liberato tornò quello di prima. Non rammentava più nulla delle sue gesta folli e dei suoi vaneggiamenti. L'uomo è posseduto allo stesso modo dallo spettro di Maya. Quel fantasma deve essere cacciato via. Sai Baba, discorso divino, Prashanti Nilayama, 17 luglio 1962. Da Ramayana vediamo che Dio continua a proteggerci, e nel caso specifico di Sita le dà tre possibilità in cui continua a proteggerla nonostante gli errori, tra virgolette. Un primissimo errore di Sita è l'avere sottovalutato le parole di Rama, e cioè che non avrebbe dovuto seguirlo nella foresta perché lui non sarebbe stato in grado di proteggerla. Da un lato Sita voleva essere la moglie ideale e quindi voleva seguire il marito ovunque, e ciò le faceva onore
E infatti Sai Baba la loda per il suo cuore sacro paragonandola alla regina Mirabai, che aveva abbandonato il suo stato e le sue ricchezze per dedicarsi all'adorazione di Krishna. Dall'altro lato, Rama invece vedeva le cose da un livello più alto e Sita avrebbe dovuto ascoltarlo e agire secondo il consiglio di Dio, che rappresenta un Dharma superiore rispetto a quello specifico, sua Dharma, di moglie. Dopo aver sbagliato la prima volta, Rama ha continuato a proteggerla. Successivamente Sita ha perseguito un desiderio effimero, il cervo d'oro, scegliendo di assecondare il suo desiderio e perdendo così la presenza di Rama accanto a sé nel momento in cui Rama la lasciava per andare a catturare il cervo d'oro. Al secondo errore, Dio continuava a provvedere alla sua protezione tramite la presenza di Lakshmana. Infatti Rama, prima di allontanarsi alla ricerca del cervo d'oro, esortò Lakshmana a proteggerla. Successivamente Sita sbagliava la terza volta credendo nella voce di un demonio, Maricha, che imitava la voce di Rama, e Rama continuava a proteggerla tramite la linea di protezione fatta da Lakshmana, quando Lakshmana, esortato da Sita, andava in cerca di Rama. Sita ha sbagliato infine la quarta volta dando retta ad un demonio che veniva a lei con falso amore, Ravana, nelle sembianze del falso Rishi. Ma non è più stata protetta, pur amando Rama, perché ha oltrepassato la linea di protezione tracciatale da Lakshmana. Questi episodi ci insegnano che man mano che noi sbagliamo, la protezione si affievolisce e con essa anche la nostra consapevolezza del peccato e del Dharma. E infatti prima Sita incitava Rama a prendere il cervo d'oro. Nel secondo caso si opponeva, anche con veemenza, alla percezione divina di Lakshmana, che le faceva notare che non poteva essere la voce di Rama. E quindi Sita non riconosce più la voce divina e la confonde con quella di Maricha, un demonio. E infine disubbidisce a Lakshmana, che le aveva imposto di non oltrepassare la linea di protezione, credendo di fare del bene al falso Rishi, cioè l'offerta del cibo. Il divino ci continua a proteggere, ma se perseveriamo nell'errore, permette che noi impariamo dalle conseguenze dei nostri errori, anche a costo di molta nostra sofferenza. Dio è più grande di tutto. Non c'è nessuno più grande di Dio. Dovremmo essere pronti a sacrificare qualunque cosa per Dio. Questo fu il messaggio che diede anche Mirabai. O mente, alzati e vai. E così cantando Mirabai raggiunse Dwaraka, dove venne altamente stimata. Ella non aveva desideri terreni, niente che le piacesse, niente che preferisse. Una vita così sacra non commette nessun errore o sbaglio. Con un cuore così sacro è possibile essere consapevole del rapporto con un marito? Allo stesso modo, grazie ad un cuore tanto sacro, Sita seguì suo marito in esilio. Sai Baba, discorso divino, 5 aprile 1998. Non v'è dubbio che il nome vi porti la grazia di Dio. Mirabai, regina del Rajasthan, abbandonò il suo stato e le sue ricchezze, la sua fortuna e la sua famiglia per dedicarsi all'adorazione del Signore, di Giridhara Gopala, il divino protettore Krishna, che sostenne la montagna con un dito. Il marito le porse una coppa di veleno, ingiungendole di berlo, ma ella nel berlo pronunciò il nome di Krishna e il suo veleno, per grazia del nome evocato, si tramutò in nettare. Sai Baba, discorso divino, 17 maggio 1968. Rama parla a Sita. Io devo andare nella foresta oggi stesso.
Questo impero, ereditato lungo tante generazioni, è stato dato a Bharata da mio padre e da ora in avanti egli ne è il signore. Segui le direttive non solo di Bharata ma anche del vecchio Dasharatha e servi mamma Kaushalya che soffre pene inenarrabili per la mia partenza. Fai tutto ciò che si conviene per alleviarle il dolore. Devi anche obbedire e compiacere alle altrui, alle altre due madri, Sumitra e Kaikeyi. O Sita, Bharata e Satrughna mi sono cari e vicini come la mia stessa vita. Trattali come i tuoi fratelli e curali amorosamente come figli. Adorabile fanciulla, non andartene a Mitila solo perché io non sono qui. Resta in Ayodhya e consola papà e mamma servendoli nel modo più giusto. A scacciare il dolore dai loro cuori con l'amore e la cura e con premurosa sollecitudine. Incoraggiali e rendili contenti. Sita, tu sei una fedelissima del Dharma ed è meglio che tu ti attenga alle tue rette qualità restando qui. Non puoi fare come vuoi, non ti è data la possibilità di fare come desideri. Il tuo Dharma è di rispettare quello che io ti dico. Lascia stare dunque codeste idee. Io lo dico per il tuo bene, oltre che per il peso della tua protezione. Dovremo intrecciare i capelli e vestirci di cortecce d'albero e noi uomini tutte le sere dovremo andare a compiere le abluzioni rituali sulle rive di qualche lago o fiume. E durante quelle ore chi ti proteggerà? Sita risponde a Rama: conosco bene la tua capacità e il tuo valore. Nulla sulla terra ti è impossibile. Ma no, che dico, in tutti i 14 mondi. E credi che qualche paura mi possa disturbare mentre tu sei con me? Bene, anche se una belva mi assalisse e mi uccidesse, sarei contenta di morire davanti a te. Per quanto tu discuta, per quanto tu affermi, io non mancherò di camminare sulle tue orme. Puoi uccidermi perché non ti obbedisco, ma ti ripeto che non potrò esistere senza di te, Ramakandra. Sai Baba, la storia di Rama, primo volume, estratto, pagina 222-227. Sita rimase incantata dall'affascinante animale, il cervo d'oro, e persuase Rama a catturarlo e a portarglielo dell'ashram per poterci giocare. Secondo il piano divino, egli aderì alla sua richiesta, ordinando comunque a Lakshmana di rimanere di guardia all'ashram durante la sua assenza per proteggere Sita dai demoni che sapeva essere molto scaltri. Rama si spinse nel profondo della foresta, inseguendo il cervo d'oro, finché tese l'arco e scoccò una freccia fatale. Così Maricia, che aveva assunto la forma del cervo d'oro, cadde a terra nella sua vera forma. Agonizzante, prima di esalare l'ultimo respiro, urlò, imitando la voce di Rama: «Ah, Sita! Ah, Lakshmana!» Questo grido venne udito da Sita e Lakshmana, ed ella, sentendo l'urlo, implorò il cognato di andare subito a cercare Rama. Egli le rispose che mai nessun pericolo avrebbe potuto minacciare Rama e che era tutto un piano di quei demoni astuti. Sita non rimase convinta e nell'incitarlo ad andare in soccorso a Rama usò persino parole aspre che ferirono Lakshmana. Naturalmente anche questo accadde in adempimento del piano divino, come sarebbe diventato palese in futuro. Lasciato senza via d'uscita, Lakshmana consentì ad andare a cercare Rama, ma prima di lasciare l'ashram, egli tracciò una linea intorno all'eremo e chiese a Sita di non oltrepassarla, per nessun motivo, fino a quando a lui e suo fratello non fossero tornati. Non appena Lakshmana ebbe lasciato il posto in cerca di Rama, Ravana si avvicinò nella forma di un rishi e si mise davanti all'ashram chiedendo del cibo. Bhavati Bhishkam Dehi, o madre, dammi del cibo.
Sita lo udì e decise di soddisfare la sua richiesta. Gli portò il cibo da dentro l'ashram e cercò di darglielo, rimanendo dietro la linea tracciata dall'Lakshmana, ma Ravana insistette affinché Sita, per portargli il cibo, gli si avvicinasse ulteriormente e oltrepassasse la linea. Per indurla a farlo, egli finse di non poter più sopportare i morsi della fame, così alla fine Sita, per dare l'elemosina a Ravana, capitolò e oltrepassò la linea tracciata da Lakshmana. Subito questi assunse la sua vera forma e la rapì facendola salire sul suo carro e la portò a Lanka, dove la confinò sotto un albero nella Ashokavana, il giardino di Lanka. Sai Baba, Prashanti Nilayam, 28 giugno 2008. Da Ramayana apprendiamo anche che si può diventare prigionieri di esseri e di pensieri demoniaci e la nostra vita di conseguenza in tal caso ne rimarrebbe scombussolata, sia a livello mentale sia a livello fisico e mentale. Sita vuole il cervo d'oro e finisce per essere separata da Rama, suo marito, ed essere costretta a stare da sola stando dentro ad una linea di protezione tracciata da Lakshmana, e finisce poi per diventare prigioniera di chi si mostra a lei come falso asceta a causa del suo iniziale desiderio. Perde tutto per un cervo d'oro. Un desiderio rivestito di apparente bellezza e amore, con un luccichio per i sensi, il cervo d'oro, e per un essere che si mostra a lei con una bellezza spirituale apparente di sola facciata, inesistente, il falso Rishi. Il Ramayana così insegna che anche noi, seguendo un qualsiasi desiderio, che può anche essere un desiderio spirituale di falso amore, oppure seguendo chi si mostra a noi con un'apparente bellezza spirituale, possiamo diventare loro prigionieri. Ma com'è questa prigionia? Inizialmente Sita diviene incantata e prigioniera di un desiderio rivestito di una luce falsa, dando retta al demonio che era apparso a lei come cervo d'oro, e spinta dagli inganni di quel demonio non riesce a vedere l'evidenza che nessuno poteva fare del male a Rama e usa parole aspre per convincere Lakshmana a correre in aiuto di Rama, cioè cambia il suo comportamento in seguito agli inganni di cui è vittima. Successivamente, pur avendo compreso lo sbaglio fatto, è costretta a pagare nella Divina Commedia di Rama le conseguenze delle sue azioni. Un lungo periodo di tormento in cui non può seguire Rama e in cui non riesce ad adempiere i suoi doveri di moglie, lontana da colui che ama. Così alla fine Sita, per dare l'elemosina a Ravana, capitolò e oltrepassò la linea tracciata da Lakshmana. Subito Ravana assunse la sua vera forma e la rapì, facendola salire sul suo carro e la portò a Lanka, dove la confinò sotto un albero nella Ashokavana, il giardino di Lanka. Sita si lamentò ripensando al suo atto irresponsabile quando era impazzita per un cervo d'oro e per le conseguenze che ne erano derivate. Ella pianse: «Oh, perché quel nefando animale, il cervo d'oro, si è avvicinato al nostro eremo? Perché ne sono rimasta così affascinata? Perché ho chiesto a Rama di catturarlo e di portarmelo? A che cosa serviva ormai tutto questo pentimento, ora che era prigioniera a Lanka?» Sai Baba, Prashanti Nilayam, 28 giugno 2008. Ma Vibhishana diede ad Hanuman un'informazione. C'è in città il giardino di Ashokavana e Sita è rinchiusa lì sotto la guardia di robuste e terribili Rakshasa. Sai Baba, parte seconda, la storia di Rama, pagina 95. I Pandava sperimentarono il risultato delle loro azioni, karma, e lo stesso fece Sita nel Ramayana.
Pertanto dovete solo compiere azioni buone e sacre che siano benefiche per la società, santificando così le vostre vite. Sai Baba, discorso divino, 9 ottobre 2008. Inoltre impariamo dal Ramayana che anche senza seguire desideri ed esseri malvagi, ma solo mettendoci in contatto in qualche modo con il male o con il falso amore, siamo in pericolo e cambiamo, perché le qualità demoniache possono entrare in noi. Infatti noi possiamo assorbire le qualità malvagie tramite il tocco, motivo per cui è importantissimo stare attenti a che le persone che frequentiamo siano buone compagnie. Così dicendo, diede un colpetto sulla spalla di Kaika. Swami si batte su una spalla. Quando Mantara batté sulla spalla di Kaika, i suoi sentimenti carichi di cattive qualità si infiltrarono nella regina. Non dovremmo mai stare con chi possiede qualità cattive. Il solo contatto ci porta una quantità di rischi. Per via di quel tocco sulla spalla, in Kaika comparvero delle cattive qualità. Prima Kaika stimava Rama moltissimo. Da quel momento fu contro di lui. Abbandonate ogni associazione con le persone cattive. In qualsiasi momento vi tocchi, chi è posseduto dalla gelosia, essa entrerà in voi. Non siate amici di persone gelose. È meglio perdere la vita piuttosto che accompagnarsi ad una persona gelosa. Mantara è l'incarnazione della gelosia. Per l'associazione ad una simile gelosia, in Kaika avvenne un gran cambiamento, anche se prima Rama le era caro come il suo stesso respiro. Sai Baba, discorso divino, 2 aprile 2001. Se siete cattivi, i vostri atteggiamenti negativi diventeranno la vostra stessa vibrazione. Non avvicinatevi a chi ha intendimenti malvagi. Rifuggite dalle cattive compagnie per evitare che le vibrazioni degli atteggiamenti iniqui penetrino anche in voi. Discorso divino, 22 agosto 2001. Da Ramayana impariamo che la contaminazione ci può arrivare tramite i 5 elementi che sono l'akasha, l'etere, vayu, l'aria, agni, il fuoco, jala, l'acqua, prithivi, la terra, e che sono in corrispondenza degli elementi dentro di noi e si esprimono sotto forma dei 5 sensi. Come nei paragrafi precedenti abbiamo parlato della contaminazione attraverso il tocco, e cioè con il senso del tatto o sparsha, legato all'elemento aria, ora parliamo della contaminazione attraverso il suono, legato all'elemento etere. Infatti possiamo assorbire le qualità malvagie tramite le vibrazioni del suono, per cui diventa importante imparare a discernere i suoni e scegliere unicamente buona musica da ascoltare, oltre che buona compagnia da ascoltare. I 5 elementi che sono nell'uomo vengono espressi sotto forma di udito, tatto, vista, gusto e olfatto. Se abbiamo questi 5 elementi, sensi, sotto controllo, Dio si manifesterà. Sai Baba, discorso divino, 26 maggio 2002. La divinità si manifestò inizialmente come 5 elementi: il cielo, il vento, il fuoco, l'acqua e la terra. Tutta la creazione non è altro che una combinazione di 2 o più di essi in proporzioni variabili. Le loro caratteristiche naturali si percepiscono come suono, tatto, forma, vista, gusto e odore tramite l'orecchio, la pelle, l'occhio, la lingua e il naso. Sai Baba, pensiero del giorno, 8 maggio 2011. Ogni suono rimane in vita sotto forma di vibrazione e l'effetto negativo delle vibrazioni assorbite in quel luogo
avevano prodotto in Lakshmana pensieri negativi. Sai Baba, discorso divino Prashanti Nilayam, 28 febbraio 1995. Quando due persone si parlano, l'uno entra nell'altro per mezzo del suono. Oggi non si è ancora capito il concetto di un individuo che entra nell'altro sotto forma di suono. Sai Baba, corso estivo 1978, quarto capitolo. Il mondo è permeato dal suono, Sabda Brahma, Dio come suono. L'intero universo è stato creato dal suono. Esistono suoni buoni e suoni cattivi ed ogni sorta di suoni. Il suono è responsabile della felicità, della sofferenza, del coraggio e della paura. Perciò non sottovalutate il suono. La perversione invade la mente quando si ascoltano suoni demoniaci. Sai Baba, discorso divino del 23 aprile 1997 tratto da www.saibaba.it. Adesso analizziamo la sfera della visione legata all'elemento Agni, fuoco. Il Ramayana ci fa capire che assorbiamo le qualità malvagie tramite gli occhi. Gli occhi sono in contatto con i pensieri che fuoriescono dalla mente. Quindi gli occhi dei malvagi sono collegati ai loro pensieri malvagi e se noi li guardiamo siamo la stessa cosa con la loro malvagità. Ci rendiamo impuri e la nostra disciplina spirituale rischia di perdere tutti i benefici. Infatti Sita nel giardino di Lanka, non essendo più sotto l'effetto di un incantesimo, non guardava Ravana né i demoni negli occhi, li chiudeva mentre rispondeva loro. Anche la saggezza popolare ci dice che gli occhi sono lo specchio dell'anima e lo specchio riflette all'esterno. La fragile e debole donna Sita non alzò neppure una volta gli occhi verso il tiranno durante tutta quella invettiva e disse solo: «Malvagio stolto!». Quando fu sola, Sita levò gli occhi al cielo e pianse: «Ahimè, Rama, non ti è venuta pietà nel tuo cuore? Perché mi hai condannata a questa tortura? Quando tornerò libera?» E scoppiò in singhiozzi. Sai Baba, la storia di Rama, capitolo secondo, pagina 94-95. Allora Hanuman balzò a terra e si prostrò a mani giunte davanti a Sita, in adorazione. Quando ella lo vide crescere enormemente di statura ed assumere una grande e terribile forma, ebbe il sospetto di trovarsi davanti a un altro trucco di qualche rakshasa, quindi chiuse gli occhi e si voltò. Sai Baba, la storia di Rama 2, pagina 97. La luce degli occhi deriva dal Dio Sole ed è grazie al suo splendore che possiamo vedere ogni cosa. Tuttavia, anche se il Sole fosse alto nel cielo, non riusciremmo a vedere niente se tenessimo gli occhi chiusi. Nei nostri occhi c'è dunque il riflesso del Dio Sole. Il Sole si ritira dagli occhi dell'uomo che non mostra gratitudine. Egli, così, diventa cieco. Un uomo non può compiere alcun lavoro se è cieco. Si può essere dei grandi studiosi, ma se si è ciechi non si sarà in grado di vedere nulla. Perciò, per la vita dell'uomo, gli occhi rappresentano le sacre scritture. Sono lo splendore e il riflesso del Dio Sole. Sai Baba, Prashanti Nilayam, 22 agosto 2001. La mente è paragonabile alla radice di un albero, quello della vita, che possiede molti rami, semi e frutta. Ogni pensiero che fuoriesce dalla nostra mente
è in stretto contatto con gli occhi. Sai Baba, discorso divino, 10 luglio 1986. Pensieri maligni generano occhio maligno. Gli occhi sono le finestre del cuore. Il cuore dovrebbe traboccare di amore e compassione. Una natura sattvica si sviluppa alimentando gli occhi con visioni sattviche. Sai Baba, Dhyana, pagina 56. Satya Sai Baba, 1979-92-95. Se due persone sono faccia a faccia, ognuna entra negli occhi dell'altra. Differiscono solo nel nome e nella forma. Per il resto sono la stessa cosa. Perciò è importante vedere Dio ed essere uno con Lui. Sai Baba, colloqui 15, pagina 71. Tra i cinque organi di percezione, gli occhi sono dotati di potere immenso. Infatti, 4 milioni di raggi sottili vi risplendono, ma essi vengono sprecati in molti modi. Oggi l'uomo fa un cattivo uso dei sensi e, come conseguenza, il suo corpo diventa ogni giorno più debole. La durata della vita si accorcia a causa di una vista impura e dall'indugiare in piaceri sensuali. Centinaia di migliaia di raggi luminosi negli occhi vengono distrutti ogni volta che si ha una cattiva visione. Ecco perché si sviluppano le malattie degli occhi e viene a mancare la vista. Oggi molta gente deve subire l'operazione della cataratta e prendere farmaci per correggere la vista. I medici asseriscono che i difetti degli occhi sono una conseguenza della cataratta, ma di fatto essi sono il risultato di una visione impura, poiché i suoi effetti negativi si ripercuotono sulla vista e ne riducono il potere in numerosi modi. Occorre pertanto esercitare il controllo sulla vista. Qualunque sia la disciplina spirituale intrapresa, non ne trarrete alcun beneficio se non possedete il controllo della vostra vista. Tutte le pratiche di preghiera, penitenza e meditazione vengono fatte solo per avere una soddisfazione temporanea. Tutto ciò non serve a proteggere la vista. In verità, Srishti, l'intera creazione, si basa su Drishti, la visione. La vostra visione soltanto è la vostra creazione. I vostri occhi sono in realtà la vera Shastra, i testi sacri. Pertanto l'abuso della vista distrugge tutti i poteri presenti in voi. Sai Baba, discorso divino, 5 luglio 2001. Sai Baba ci insegna che anche tramite un altro elemento presente nel nostro corpo possiamo contaminarci, e cioè tramite il senso del gusto e la lingua, legati all'elemento jala, acqua, bevendo e mangiando cibo impuro. Incarnazioni dell'amore, è importante che riconosciate di dover lottare per conquistare la purezza di citta, cuore, mente, volontà. Se c'è questa purezza, qualsiasi cosa sarà un successo e per ottenerla è indispensabile la corrispondenza tra il cibo che mangiamo, il sentimento che proviamo quando lo prepariamo e la beatitudine che sperimentiamo. Quando cuciniamo il cibo, dovremmo farlo in modo puro. Nei tempi antichi, i bramini ortodossi dicevano che solamente le loro mogli dovevano cucinare tutto il cibo che essi mangiavano e che non era possibile che altri lo facessero. Questo significa che la moglie pensa al benessere di tutti in casa mentre cucina. Se altri cucinano, con quali pensieri lo faranno? Con quali sentimenti prepareranno il cibo? Tutte le emozioni negative diventano veleno nel cibo. Sai Baba, discorso divino, 23 novembre 2002.
Il cibo che consumate deve essere adatto. Chi vuole conseguire la divinità non deve neppure toccare cibi impuri. Dovete mangiare cibo pulito, puro, equilibrato, sacro. Ecco quello che vi occorre, cibo sattvico. Dovete nutrire il vostro corpo con verdure e ortaggi. Non dovete mai consumare cibo impuro come uova e carne. Se mangiate cose impure, la vostra vita ne sarà inquinata. Dunque, per prima cosa, eliminate il cibo non puro. In secondo luogo, dovete astenervi dalle sostanze alcoliche. Facendo uso di bevande alcoliche, tutti gli organi di senso vengono inibiti. L'alcol, quindi, rende impossibile la disciplina spirituale. Sai Baba, discorso divino 23 luglio 2002. Com'è il cibo, tale è la mente. Com'è la mente, così è l'uomo. Quindi, per condurre una vita sana e felice, si deve necessariamente assumere cibo sacro e sattvico. Sai Baba, discorso divino, 16 marzo 2005. Sai Baba ci insegna infine che possiamo contaminarci anche respirando la puzza, con il senso dell'odorato e il naso, legati all'elemento Prithivi, la terra. Gli odori ripugnanti distruggono la santità. L'idea di santità è sempre associata a dolci profumi ed aromi. Sai Baba, Dhyana, pagina 55-56. Il naso dovrebbe fiutare solo dolci fragranze. Respirare della puzza provocherà malattie, poiché inalando odori nauseabondi si respirano dei microrganismi portatori di malattia. Si deve respirare aria pura in spazi aperti e puliti. Sai Baba, corso estivo 1990, 22-24. Il cattivo odore dei desideri intacca le pratiche spirituali, mentre non dovrebbe avvenire così. Non solo, questi devoti indegni stanno addirittura incrementando i desideri materiali. Si possono dire devoti? No, 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 no. Perché dovrebbero puzzare se fossero veri devoti? Non si dovrebbe sentire alcun odore. Invece a loro puzza il corpo, puzza la mente, puzza l'intelletto e puzza anche il lavoro che compiono. Sfortunatamente sono incapaci di rendersi conto del fetore che emanano. Sai Baba Prashanti Nilayam, 22 luglio 2002. Tutto questo, fra l'altro, ci aiuta a comprendere quanto sia importante per la nostra stessa salute mantenere gli elementi puri, amarli e rispettarli e cominciare noi stessi per primi a portare la purezza nei nostri pensieri, nelle nostre parole e nelle nostre azioni, in modo da trasmettere agli elementi buone vibrazioni. Il pesce sta nell'acqua e nuota qui e là pulendola perché mangia lo sporco. L'uomo, al contrario, si muove all'interno della società e trasmette all'ambiente tutta la sua sporcizia interiore, inquinando la società. Non dovreste fare così. Discorso divino 5 febbraio 1998. La natura, Prakriti, non deve essere disprezzata. Quando la natura viene guardata da un punto di vista egoistico, assume una forma distorta. Se invece è presa in considerazione dal punto di vista spirituale, ci presenta un aspetto sacro. Le differenze nel ruolo della natura sorgono dalle attitudini dell'uomo. L'uomo non sta usando appropriatamente i cinque elementi di base: acqua, fuoco, terra, aria, spazio, dei quali è costituito il cosmo.
I benefici che derivano dai cinque elementi, nella forma del suono, del tatto, della luce, del gusto e dell'odorato, non vengono apprezzati adeguatamente. A causa del fatto che l'uomo sta abusando degli elementi e delle facoltà dategli da Dio, sta perdendo la sua grazia, diventando vittima della disapprovazione divina. Anche i cinque elementi gli si sono rivoltati contro e lo stanno distruggendo, esattamente nella stessa misura in cui l'uomo degrada essi. Pensiero del giorno 25 febbraio 2002. La divinità è in ogni forma ed è presente nei cinque elementi. Dovete amare i cinque elementi. Con questa fede voi avrete la visione della vostra verità. Con questa verità otterrete la pace e con la pace conseguirete la divinità. Sai Baba, Discorso Divino, 9 ottobre 2001. Possiamo assorbire le qualità malvagie anche tramite le vibrazioni che emettono i luoghi impuri. Dal momento che gli elementi sono la base con cui è costituita l'intera creazione, anche i luoghi e gli oggetti possono diventare impuri quando gli elementi che li costituiscono sono inquinati dal male di natura mentale o di natura fisica. I luoghi, come qualsiasi oggetto e come gli elementi che costituiscono l'universo, se ricevono vibrazioni impure si inquinano, per cui diventa importante non andare nei luoghi impuri e toccare solo persone o cose pure, non contaminate da qualità demoniache. Dal momento che oggi gli elementi sono inquinati, dobbiamo avere la massima attenzione per non inquinarci, non frequentando luoghi impuri e persone impure, non usando e non toccando oggetti impuri, per avere cura della nostra mente. I cinque elementi sono i soli costituenti dell'intero universo. Essi rappresentano la manifestazione di Dio. Discorso divino 25 ottobre 2001. Rama e Lakshmana cercarono di dare un'ubicazione al nemico diabolico in tutta quella fantasmagoria di crudeltà e di odio. Rama, per mezzo della sua divina visione, trovò i due mostri, capi delle schiere diaboliche, Maricha e Subahu, e lanciò la freccia Manasa in quella direzione. Colpì Maricha al petto e fu la fine di tutti i suoi misfatti. Poi lanciò Agni Astra, il dardo di fuoco, contro Subahu e con essa gli squarciò il cuore. Se quei cadaveri fossero caduti sull'ashrama, quel luogo santo sarebbe diventato impuro. Allora Rama, per prevenire in quel terribile contatto con le sue saette, allontanò quei corpi esecrandi e li mandò a finire nel lontano mare. La storia di Rama, pagina 91. Rama allora spiegò: Lakshmana, lo so che questa non è la tua natura, questo è l'effetto del luogo attraverso il quale siamo passati poco fa. In quel posto ci sono molti demoni e dato che tu sei entrato in un posto infestato dai demoni, le qualità demoniache sono entrate in te. Così dicendo, Rama lo aiutò a riacquistare il suo equilibrio. Occorre dunque tenere sempre in considerazione il momento che si sta vivendo, il luogo in cui ci si trova e il cosiddetto stala, prabhava, la natura del luogo, e comportarsi di conseguenza. Discorso divino 14 agosto 2006. Rama allora spiegò: Lakshmana, la regione che abbiamo attraversato è un luogo frequentato da Shurpanaka. Sotto quell'albero infatti è solita riposarsi. I suoi pensieri negativi hanno contaminato tutta la zona. Ogni suono rimane in vita sotto forma di vibrazione e l'effetto negativo delle vibrazioni assorbite in quel luogo avevano prodotto in Lakshmana pensieri negativi. Ma una volta abbandonato quel posto, i pensieri negativi sparirono immediatamente. Fate quindi attenzione alle compagnie e agli ambienti che siete soliti frequentare,
Le vibrazioni di un posto intaccano le persone che lo frequentano. Qui avete vibrazioni divine e in qualsiasi altro luogo potete avere vibrazioni demoniache. Dio crea vibrazioni divine. Il male provoca vibrazioni demoniache. Sappiate discriminare tra i due tipi di vibrazioni. Sai Baba, discorso divino, Prashanti Nilayam, 28 febbraio 1995. Inoltre, a causa della degenerazione morale in atto nel Kali Yuga, i cinque elementi base della natura, etere, aria, fuoco, acqua e terra, sono inquinati. L'acqua che beviamo è impura, l'aria che respiriamo è inquinata, il cibo che consumiamo è contaminato. Di conseguenza, la mente si corrompe. Discorso divino, 3 giugno 1995. Riflettendo su quanto danno possono fare alla nostra terra gli elementi inquinati dall'uomo, possiamo anche immaginare quanto possano essere potenti questi esseri malvagi demoniaci, che potrebbero essere capaci, come Hiranyakasipu, di dominarli. Certamente si tratta di esseri da allontanare, mettendosi sotto la protezione di Dio. Hiranyakasipu, che nutriva rabbia nei confronti di Hari, perse la capacità di discriminare e senza neanche una traccia di gentilezza e compassione sottopose il figlio a sofferenze indicibili. Cosa gli accadde infine? Egli era dotato di tutti i poteri e riusciva addirittura a controllare cinque elementi. Eppure si guadagnò una cattiva fama e si rovinò proprio a causa della rabbia. Quale fu l'utilità di aver acquisito così tanti poteri? Alla fine non ottenne nulla. Prashanti Nilayam, 5 luglio 1996, Sai Kulwant Hall. Ancora il Ramayana ci insegna che seguendo desideri ed esseri demoniaci riceviamo molto male e maltrattamenti anche sul corpo, a volte anche dopo che ci siamo ravveduti e desideriamo stare lontani dal male e dal falso amore. E come conseguenza rischiamo di sentirci abbandonati da Dio. Infatti Sita desiderava rimanere pura per Rama e non voleva consentire ad unirsi a Ravana, il suo rapitore, e quindi ricevette molto male e maltrattamenti vari, anche minacce di morte, e pianse. Attorno a lei, Sita, stavano alcuni Rakshasa che la minacciavano per piegarla al loro volere. Poi giunse un corteo di guerrieri accompagnati dal suono di trombe e dal rullare dei tamburi. Hanuman vide un personaggio dall'aspetto di un re, carico di gioielli e vestito di abiti sfarzosi, seguito da centinaia di ancelle che portavano vassoi carichi di gioielli, di seriche vesti e di leccornie profumate. Nascosto fra le fronde, Hanuman vedeva tutta la scena dalla cima di un albero lì vicino. Doveva trattarsi di Ravana, poiché lo vide pregare e supplicare Sita che gli concedesse il suo amore, minacciandola di crudeli vendette per i suoi dinieghi e finendo con l'ordinare alle sue guardie di torturarla senza pietà. Quando fu sola, Sita levò gli occhi al cielo e pianse. «Ahimè, Rama, non nutre dunque il tuo cuore alcuna pietà verso di me? Perché mi hai condannata a questa tortura? Quando tornerò libera?» E scoppiò in singhiozzi. Una delle guardiane di Sita era una Rakshasa di nome Trijata, molto devota ai piedi di loto di Rama. Visto il contegno di Trijata, Sita le disse: «Hai sentito cosa ha detto Ravana poco fa? Mi ha dato un mese di tempo per decidermi. Se Rama non arriverà entro un mese, mi farà a pezzi». «No, farà a pezzi questo corpo e lo getterà in pasto ai corvi e agli avvoltoi. Come sposa di Rama non posso ammettere un tale scempio. Trovami il modo di liberarmi prima da questo corpo». Al sentire queste parole, dall'alto dell'albero, Hanuman fu preso dalla disperazione quando Sita parlò con tali accenti disperati.
Sai Baba, la storia di Rama 2, pagina 94-95. Da Ramayana impariamo anche che si diventa complici dell'inganno e ci si crea karma quando si crede negli esseri che vivono nel male e nel falso amore. E quando si crede nei loro tranelli e ci si associa a loro, credendo di fare del bene mentre si fa falso bene, come Sita che dà da mangiare ad un demonio nella falsa veste di un saggio e che non aveva fame ma voleva solo rapirla. Infatti, non solo l'aver desiderato il cervo d'oro, ma anche la conseguenza di quel gesto l'ha portata al karma di essere rapita e di tutta la sofferenza che ne è derivata. Per indurla a farlo, egli finse di non poter più sopportare i morsi della fame, così alla fine Sita, per dare l'elemosina a Ravana, capitolò e oltrepassò la linea tracciata da Lakshmana. Subito questi, Ravana, assunse la sua vera forma e la rapì, facendola salire sul suo carro e la portò a Lanka, dove la confinò sotto un albero nella Shokavana, la foresta di alberi di Asoka in Lanka. Prashanti Nilayam, 28 giugno 2008. Perciò ogni essere umano dovrebbe fare un uso appropriato del proprio intelletto ed intraprendere in ogni momento solo rette azioni, senza dubbio sia legati al risultato delle proprie azioni, buone o cattive che siano, e nessun risultato è possibile senza compiere un'azione. I Pandava sperimentarono il risultato delle loro azioni, karma, e lo stesso fece Sita nel Ramayana. Pertanto dovete compiere solo azioni buone e sacre che siano benefiche per la società, santificando così le vostre vite. Discorso divino, 9 ottobre 2008. Quando i buoni si associano ai malvagi e non li combattono, condividono la responsabilità delle loro azioni. Il divino distrugge anche coloro che di fronte al perpetrarsi delle ingiustizie non si oppongono o rimangono passivi. Il divino non terrà in considerazione se questi erano informati o disinformati, saggi o stolti. Se erano saggi, perché non si schierarono dalla parte della verità e della giustizia? Perché rimasero in silenzio? Significa che si erano macchiati della stessa colpa. La mancata resistenza al male è il loro peccato. Sai Baba, discorso divino, 11 ottobre 1986. Infine, impariamo che per uscire dal karma di aver seguito il male e il falso amore, dobbiamo dimostrare di essere cambiati, di essere tornati puri, come Sita che durante la prigionia ha rivolto il suo cuore completamente a Rama, non lasciandosi più distrarre da alcunché, e che preferiva morire piuttosto che cedere alle lusinghe di Ravana. Dio stesso ci sottoporrà a degli esami, anche dolorosi se necessario. Sita dovette attraversare il fuoco e ne uscì vittoriosa, ma è comunque un grande fardello dover essere sottoposti a questi test. Anche nella Ramayana, quando Sri Rama sottopose Sita alla prova del fuoco dopo aver sconfitto Ravana, il dio del fuoco gliela restituì, testimoniando a questo modo sul suo carattere. Sita è una donna nobile e casta, non dovresti tormentarla così. Discorso divino, 12 settembre 2008. Accettate di buon grado le prove, perché poi vi sarà riconosciuta la promozione. Le prove vi sono imposte per valutare il vostro progresso, quindi non indietreggiate di fronte al dolore. Quando il Signore decide di sottoporvi ad una prova, vi sta concedendo un favore. Egli è colpito dal vostro progresso e desidera apporvi il sigillo della sua approvazione. Siate all'altezza delle difficoltà della prova. Quello è il modo di compiacere Dio. Sai Baba, discorso divino, 6 marzo 1962. Sus.
Klambaradaram Ganapati Mantram thank you.
Thank you.